Parliamo dei Security Token Offerings, della versione regolamentata di ICO di cui abbiamo parlato nella guida precedente. Funzionano in modo molto simile, con il progetto che vende un token a un gruppo di primi investitori per finanziare il loro lavoro. La differenza tra un ICO e una STO risiede principalmente nella struttura e nella preparazione della vendita. Partecipare a una STO, essenzialmente, significa che stai acquistando legalmente la proprietà digitale di una risorsa fisica o digitale. Questa può anche costituire una parte di una risorsa, ad esempio, puoi possedere un decimo di un lingotto d'oro. Le STO sono costruite in modo tale da voler rispettare tutte le normative sui titoli pertinenti e operare interamente entro i limiti legali. Fondamentalmente, il modo più semplice per comprendere è quello di pensare che la STO costituisce il contrario di un ICO. Mentre una ICO può essere generata dal nulla, con poco o nessun supporto concreto, una STO deve essere meticolosamente realizzata e pianificata. Questo può essere fatto con una piattaforma di emissione STO che assicurerà che sia i venditori che gli acquirenti siano adeguatamente controllati e che i token vengano emessi entro i parametri legali richiesti. Detto questo, gestire le STO in questo modo è ancora significativamente più economico per le aziende rispetto alla gestione tradizionale di un IPO nel mondo del mercato azionario. Ora, alcuni concetti potrebbero suonare strani. Prendere i requisiti di investimento in burocrazia che abbiamo nel mondo finanziario, attuarli e portarli alla blockchain non è semplice. Dovresti però essere consapevole dei vantaggi che ciò porta sia ai progetti che seguono STO, sia agli utenti che li acquistano. Ad esempio, una STO è stata sottoposta a rigorosi test per essere disponibile per l'acquisto. Il semplice fatto di essere una STO alza l'asticella della legittimità. È infatti altamente improbabile che i proprietari del progetto in cui investi svaniscano con i loro fondi. Inoltre, il valore dell'STO è legato al valore dell'azienda che le vende. Quindi, piuttosto che essere basato esclusivamente sul valore del sentimento dell'ipercomunità, è legato al valore effettivo dell'azienda. E infine, poiché la società che gestisce l'STO ha approvato tutte le normative necessarie, non hanno motivo di temere che un governo o un ente normativo le chiuda. Quindi, con l'STO, l'utente finale ha accesso a progetti legittimi, pre-verificati con risorse solide. I progetti stessi vengono dedicati agli investitori impediti alla capacità di stare tranquilli, sapendo che gli organismi di regolamentazione non li inseguiranno. A causa di molti dei problemi con le ICO che abbiamo delineato nell'ultima guida, abbiamo visto che le STO stanno iniziando a guadagnare popolarità poiché le persone cercano forme più sicure di investimento in criptovalute. Da gennaio 2018 a ottobre 2018 il numero di STO gestite al mese è cresciuto costantemente e proprio come le ICO, la maggior parte di esse, il 68%, vengono eseguite su Ethereum. Quindi non è particolarmente difficile effettuare la transizione dalle ICO. Come puoi vedere, le STO potrebbero diventare la forma preferita di crowdfunding crittografico nel prossimo futuro. Mentre la regolamentazione potrebbe essere un aspetto negativo per alcuni, è difficile negare i numerosi vantaggi sia per gli utenti finali che per gli stessi progetti.